Sono le 11.05 del 12 luglio 2016. Un boato devastante scuote le campagne tra Andria e Corato nel bel mezzo di una fosa mattina estiva. Due treni, di proprietà di Ferrotranviaria, si sono appena scontrati sulla linea Bari-Barletta. Viaggiavano in direzioni opposte, uno da Andria e uno da Corato. L'impatto su una curva affiancata da uliveti, visuale cieca per i due macchinisti che fino all'ultimo non potevano rendersi conto di niente. Sconvolgente la scena davanti agli occhi di chi accorre. Le prime due carrozze e la parte anteriore della terza del treno proveniente da Andria sono totalmente disintegrate, così come la prima carrozza di quello che viaggiava nell'altro senso, la cui seconda carrozza è deragliata. Gli altri vagoni ancora sui binari, quasi intatti. I convogli viaggiavano a velocità comprese tra 94 e 101 km/h. A bordo in totale 84 persone. Il bilancio è tragico, 23 morti e 58 feriti. Tra le vittime entrambi macchinisti, un capotreno, un dirigente di movimento fuori servizio e 19 passeggeri. I soccorsi furono complicati dalla mancanza di una strada di accesso al luogo dell'incidente. Alcuni dei feriti furono trasportati in elicottero agli ospedali vicini. Per quasi 7 anni, in attesa della verità giudiziaria, la tratta è rimasta chiusa, creando grossi disagi per i pendolari. Il 3 aprile 2023, la riapertura della linea, questa volta su doppio binario.